Siamo alla Milan Games Week con Andrea Pelegatti, Edo eSports, Edo Project, scusate, adesso già partiamo malissimo, l'intervista è partita malissimo, ma andiamo lo stesso avanti. Edo Project, appunto, ovviamente fate eSports, è più o meno un anno e qualcosina che siete presenti, forse un po' di meno, che siete presenti, che vi siete presentati, ecco, all'eSports, alla scena eSports italiana. Come è andato questo anno in Italia? Come sta andando? Direi molto bene, in realtà siamo molto molto contenti di quello fatto in questi mesi. Comunque è da poco, da febbraio, che siamo operativi pubblicamente. Sì, esatto. E questo è il primo Games Week, super soddisfatti di come sta andando. Competitivamente abbiamo avuto anche qui qualche squadra, abbiamo vinto. Ho visto, ci sono un paio di trofei, ci sono già le coppe. Però questo rappresenta anche, secondo me, quello che abbiamo fatto in questi mesi, un lavoro abbastanza pulito, organizzato, che secondo me è quello, uno dei nostri punti forti, l'organizzazione. Abbiamo una piccola parte per tutti, in modo che si crei un progetto più grande. Questo secondo me è molto importante, soprattutto in questo settore dove realmente spesso c'è questa persona che fa tutto per tutti, okay, e crea questa disorganizzazione. Forse questa è la cosa che mi rende anche più soddisfatto. C'è una struttura organizzativa importante. Certo, ed è questo che mi rende anche fiero di essere qui in Novo, perché il lavoro di tutti, secondo me, è ben sottolineato dalle sue prestazioni. A livello di titoli vi siete presentati già su diversi, avete fatto League of Legends, vi siete già imposti su Rocket League, ad esempio, e altri titoli che potrebbero arrivare presto, su cui avete magari qualche idea? Ieri abbiamo presentato il nostro roster di Street Fighter, l'abbiamo fatto sul palco proprio qua a Games Week. Per il resto sicuramente ci sono tanti titoli, non ne saprei dire uno, oltre al fatto perché in quanto non Edo eSports, giustamente, non è troppo il mio, questo anche per sottolineare quanto ho detto prima di questa divisione di compiti. Però secondo me ci sarebbero tanti titoli su cui si potrebbe lavorare. È anche giusto partire da quello che abbiamo, League of Legends. Io prima di Edo Project ho fatto Edo LOL, quindi da questo punto di vista posso dire verticalmente, è meglio partire con sicurezza su un titolo. Noi abbiamo fatto bene, credo, vincendo Proving Grounds, e continuare con quello. Una volta che l'hai sviluppato in maniera completa e corretta, si va al prossimo titolo. Perfetto. E cosa ne pensate? Qual è stata la vostra percezione in questo anno di presenza dell'eSports italiano? Quali sono magari le difficoltà che vi siete resi conto, che avete capito e scoperto solo in questo momento, cioè quando vi siete interfacciati in prima persona con l'eSports italiano? Allora, ci sono tanti pro e tanti contro, nel senso che l'eSports è un settore molto, molto vario. Ci sono tante cose belle e tante cose su cui si deve ancora sviluppare. Sicuramente non è un settore ancora fiorente, ma vedo come in Europa il settore italiano che si sta muovendo sempre di più. A noi piace pensare di essere uno di questi passi per il cambiamento, per migliorare l'eSports italiano. Come dicevo prima, l'organizzazione, la creazione di una struttura, forse guardando ad altre organizzazioni, altri team, è quello che vedo che manca di più, una struttura complessa, una struttura organizzata, ed è quello che noi stiamo cercando di portare, e credo che stia funzionando abbastanza. Senti, bene. Ultima domanda, 2024 cosa ci dobbiamo aspettare da Novo? Vittoria. E basta. Altre coppe, trofei, tanti progetti, Edo Projects, porteremo tante cose nuove, novità che in Italia non si sono ancora viste, siamo molto soddisfatti del lavoro che sta facendo e tante vittorie, quello sicuramente. Ultimissime invece, tu prima hai preannunciato, appunto, prima volta Milan Games Week, che tipo di esperienza è trovarsi qua e quanto è importante trovarsi un evento dal vivo? Io reputo sia importantissimo, è una grande responsabilità, è un grande compito, una grande organizzazione. Per me era la prima volta in quanto organizzatore, come utente, visitatore, ormai sono 10 anni che la visito, però è sempre molto bello ed è secondo me importantissimo per una squadra avere un luogo dove potersi far vedere, farsi conoscere e condividere l'esperienza. Perfetto. Grazie mille. Grazie. E alla prossima. Alla prossima.